Ciao a tutti amici di Cipher TV, siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana, siamo il venerdì, sempre a CrossFit Contamination. Inizieremo a vedere come sviluppare quest'ultima classe insieme. Avremo una parte dedicata alla skills del giorno, che è una skill di ginnastica, quindi la strict pull up, nella sua versione con sovraccarico. Quindi andremo a cercare le 5 ripetizioni con massimo carico oltre il body weight sulla strict pull up. Dopodiché avremo poi una parte di condizionamento metabolico con una couplette, due esercizi, un monostrutturale, corsa, e poi una parte, un movimento di weightlifting, quindi il clean and jerk. Passiamo alla parte quindi di riscaldamento generale. 3 round, 200 metri corsa ovviamente, e 16 box step up. In questo caso il box step up dovremo farlo alternato, quindi saliamo col piede destro, scendiamo, saliamo col sinistro. Quindi bisogna cercare di gestire il giusto timing e alternare i piedi ogni volta. Quindi 3 round, 200 metri di corsa, 16 box step up. Passiamo all'attivazione della posizione più importante per il lavoro sulle pull up, ovvero la posizione di hollow. Questa posizione è importantissima, è una posizione distesa, corpo totalmente disteso, punte dei piedi rivolte verso il basso, addome contratto, braccia verso l'alto, scapole addotte e depresse, quindi è una posizione fondamentale per la ginnastica. Andiamo quindi a metterci coricati per terra e faremo 10 set da 10 secondi di mantenimento della posizione hollow, quindi 10 per 10 secondi. Successivamente ci portiamo agli anelli bassi a un'altezza non esagerata in modo da poter gestire la giusta intensità, visto che siamo sempre comunque in fase di riscaldamento specifico, e faremo 10 ring row, 5 ring row singoli da destra, 5 da sinistra, e successivamente direttamente andiamo alla sbarra e scaldiamo 5 strict pull up. Dopodiché siamo pronti per vedere quanto peso possiamo caricare per trovare le 5 ripetizioni di strict pull up con il massimo peso possibile. Ovviamente non tutti potranno fare questo workout, dobbiamo anche poterlo scalare anche per chi non ha le strict pull up. In questo caso quindi andremo a fare delle pull up facilitate con degli elastici, che sono preferibilmente utilizzabili nei lavori in cui non abbiamo il movimento ondulatorio per la sicurezza, e quindi in base al colore e allo spessore dell'elastico possiamo comunque lavorare sulle strict pull up, e quindi dividerci per chi con un livello più avanzato farà delle strict pull up con un sovraccarico, fino ad arrivare a chi farà delle pull up facilitate con l'elastico. In questo caso per gli atleti avanzati potrebbero essere utilizzate delle vest in cui abbiamo la possibilità di scegliere i chili di sovraccarico, oppure potremmo utilizzare una cintura da sollevamento con una fascia o una catena alla quale potremmo appendere kettlebell o manubri. Per questa seconda opzione consigliamo sempre di mettere due box laterali rispetto alla sbarra delle pull up, ci appendiamo con i piedi ancora appoggiati e poi delicatamente lasciamo l'appoggio dei piedi e rimaniamo in tenuta. L'importante per queste trazioni è mantenere comunque sempre la posizione hollow, quindi l'addome bene contratto e completare la tirata con il mento sopra la sbarra. Finito la parte di gymnastics, possiamo passare al workout del giorno. Il workout del giorno saranno 3 round di 400 metri di corsa e 10 clean and jerk. In questo caso i clean and jerk saranno con un carico medio, indicativamente quindi per gli avanzati 60-40,
e andremo a scalare 40-30 per gli intermedi e i beginner. Questo peso ci dà la possibilità di fare un clean and jerk diretto, quindi una girata, sfruttare la leggera flessione delle gambe per andare direttamente a portare il peso nella posizione overhead. Il lavoro massimo è ottimizzare questo movimento con la successiva discesa e la ripartenza in touch and go, in modo da cercare di fare più clean and jerk in modo ciclico possibile. Anche in questo workout, il workout sarà 4 time. Ricordiamoci di non partire con un all out effort, quindi un 400 metri in un minuto, perché questa è solo la piccolissima prima parte di un workout più completo. Quindi 400 metri di corsa sostenuti, gestiti in modo da poter arrivare, limitare la transizione fra la corsa e clean and jerk e iniziare subito con i clean and jerk ciclici. Finito il workout, possiamo tranquillamente riprendere un giro di 400 metri di corsa anche a pochissimi minuti dalla fine del workout, quindi finiamo gli ultimi 10 clean and jerk. Anche qua, essendo gli ultimi, possiamo provare a fare uno sforzo e farne il più possibile unbroken. Finito il workout, 400 metri di corsa e una piccola fase di defaticamento. Un caro saluto a tutti, ringraziamo Cipper TV per essere venuti a trovarci. Seguite il canale YouTube di Cipper TV e seguite la nostra pagina Facebook CrossFit Contamination, ci trovate su tutti i social, quindi linkatevi, taggatevi, followate e vi aspettiamo a venirci a trovare a CrossFit Contamination. Oppure iscrivetevi all'Unconventional WOD a Spotorno il 23 settembre. Grazie.